Uno dei giocatori della nazionale indonesiana, Jay Idzis, ha aumentato i suoi minuti di gioco in vista della Serie A 2024-25. È apparso nella partita di prova del Venezia contro l'Utrecht venerdì, 2/8, di prima mattina, ora indonesiana. La stessa squadra italiana accoglie con grande serietà la stagione 2024-25. Il motivo è che sono riusciti a passare dalla Serie B alla Serie A e potranno competere nuovamente nella casta più alta del calcio italiano. Sia il Venezia che l'Utrecht hanno giocatori indonesiani. Jay Idzis gioca per la squadra italiana, mentre l'Utrecht ha Ivar Jenner. Purtroppo la speranza di vederli giocare in campo non si è avverata, perché Jenner non ha mai messo piede sulla griglia e ha solo assistito alla partita in panchina. La partita che si è svolta a Utrecht, nei Paesi Bassi, è stata feroce. Senza gol nel primo tempo, entrambe le squadre hanno accelerato nei secondi 45 minuti. Il Venezia si porta in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Issa Dumbia al 66esimo minuto. Essere rimasti indietro per primi ha reso la squadra di casa ancora più aggressiva nel lanciare attacchi. L'attaccante olandese di origini indonesiane, Ole Romeni, è riuscito a segnare un gol per la squadra di casa e ha portato il punteggio sull'1-1. Quando l'arbitro si preparava a fischiare, il Venezia riuscì a segnare un gol alla fine della partita dopo che Nunzio Lella sfondava la porta dell'Utrecht. Il punteggio di 2-1 è durato fino alla fine della partita e Jay Idzis è stato uno dei giocatori che ha segnato 90 punti nella partita.